andiamo con una bellissima bionda questa sera sulla Web TV Studios per l'intervista, sempre ricordiamolo, per il premio Vincenzo Crocitti al sesto anno. Benvenuta Jessica. Grazie, grazie per la bellissima bionda, rifaccio il complimento perché anche lei lo è. Viva le bionde! Esatto, assolutamente. Quest'anno sei premiata dal Vincenzo Crocitti, la tua emozione prima di ricevere il premio? Guardi, devo dirvi che è un'emozione grandissima perché pur essendo stati ormai quasi 15 anni che faccio questo mestiere in Italia, sono sempre consapevole che è una fortuna, è un dono e sono sempre ospite, quindi quando a maggior ragione ricevo dei riconoscimenti importanti è quasi troppo, non riesco proprio a comprendere la quantità della fortuna che ho avuto, quindi sono molto grata più che altro. Film che hai fatti, giusto per avere un'idea, diciamo, e farlo sapere al nostro pubblico, per chi non ti conosce ovviamente. Allora, l'ultimo uscito si chiama Ulysses, che è premiato anche questo film stasera, che è la versione moderna dell'Odissea, con Danny Glover e Skin, che recita per la prima volta. Poi il pubblico italiano magari mi conosce maggiormente per la televisione, per Camera Caffè, per Piloti, per una serie di altri, diciamo, programmi televisivi, più che altro in una vena comica, però sono anche un'attrice drammatica, quindi un po' di tutto. Un po' di tutto. Hai mai lavorato con il cinema indipendente? Sì, sì, infatti questa produzione di Ulysses, pur essendo una produzione internazionale, perché comunque il film l'abbiamo girato in inglese con un cast di Hollywood, però qui in Italia, in ogni caso è una produzione indipendente. La casa di produzione si chiama Adrama, è una casa di produzione veramente importante che sta partendo alla grande con tutti i giovani e tanto talento. Ebbene, noi ti ringraziamo, grazie per la Web TV Studios, a dopo. Il mio percorso era prima di tutto come attrice di Broadway, ho lavorato nei musical a New York e in tournée per il mondo, non avevo nessuna intenzione di fare altro se non teatro, come Andrea, come tutti noi attori che abbiamo tutti un percorso in qualche maniera in teatro, ma io non sognavo altro. Poi per una sequenza di assurdi eventi mi sono trovata su un set televisivo italiano
quasi 14 anni fa ormai e non sono più andata via, sono ancora qua. Hai fatto bene. E quindi, come dire, io sono consapevolissima ogni giorno della mia grandissima fortuna. Non sono certo tutti gli artisti che hanno la fortuna di proseguire due carriere parallele in due posti meravigliosi, in due paesi. Italia mi ha regalato tantissimo, ma veramente tanto, e poi stasera addirittura ricevere un riconoscimento del genere nell'onore del maestro Crocitti è un dono inestimabile, quindi io posso solo dire con veramente un'emozione fortissima grazie del premio, ma grazie all'Italia di avermi accolto, di avermi dato una casa e molto di più, e quindi grazie, sono veramente commossa. È bene che sia amata l'Italia. Grazie. Bene, professore? Sì, è proprio Ovidio Assonitis, Ovidio Assonitis, che è un produttore proprio internazionale, quindi chi meglio di lui, imprenditore e produttore di film indipendenti con all'attivo, pensate, 54 film prodotti in oltre 40 anni di attività nell'industria dello spettacolo e della comunicazione. Benvenuto, buonasera. Jessica Polsky. Isn't funny that I'm tied up to Los Angeles and you to Texas. Very. And now we're here. And now we're here in Rome. What are you doing here? I'm an actress. You know, I don't know, you should translate this. No, mi ha chiesto cosa sto facendo qua, ha detto l'attrice, spero. It's fantastic. Ah no, ma prima ha detto giustamente che lui che ha le importi, cioè legami con Los Angeles, e si ritrova qua con una texana che è una band Texas, è uno che frequenta molto Los Angeles per la carriera, è uno strano, un insieme di cose, no? So, what do you think about your next future? Mi ha chiesto per il mio futuro, ripeto quello che hai detto prima quando parlavamo di Ulysses, io negli Stati Uniti ho una carriera anche come attrice drammatica, qua faccio un po' fatica perché giustamente mi rendo conto che questo accento mi ricorda molto Stanley Orolio, quindi faccio un po' fatica a fare l'attrice drammatica qua, ma grazie a questi ragazzi mi hanno dato una vetrina per far vedere che so fare anche quello, quindi ambisco di potervi far vedere altri lati di me, non solo quello comico. Io vorrei un attimo interrompermi perché devo innanzitutto accogliere Ovidio Assonitis, già per mi sembra la seconda o la terza volta che ho ospitato qui al premio come testimonial. Ovidio Assonitis è una persona disponibilissima, ma nella sua disponibilità alle volte forse noi abbiamo peccato e ci scusiamo nella presentazione a ridurre molto diciamo quelle che sono invece le sue peculiarità e soprattutto la sua grande importanza.